Adesso passiamo alle ali. Comincio con un anello magico e all'interno dell'anello magico faccio 6 maglie basse. Poi nel secondo giro comincio con un aumento, e 2 maglie basse, 2, un aumento. E 2 maglie basse. Il terzo giro comincia con un aumento. Tre maglie basse. Aspetta che giriamo un pochettino così. Tre maglie basse, 3, un aumento, e 3 maglie basse. Così abbiamo 10 maglie. Il quarto giro comincia sempre con un aumento. E 4 maglie basse. E questo modulo lo ripeto per un'altra volta, fino ad avere alla fine del giro 12 maglie. Il quinto giro comincia con una maglia bassa, e il modulo composto da un aumento e 2 maglie basse ripetuto per 3 volte. Poi facciamo un altro aumento e una maglia bassa. A questo punto abbiamo 16 maglie. Il sesto giro lavoriamo 16 maglie basse. Il settimo giro comincia con 3 maglie basse. 1, 2, 3 e un aumento. E questo modulo va ripetuto 4 volte. Alla fine del giro avremo 20 maglie. L'ottavo giro è composto da 20 maglie basse. Eccomi alla fine dell'ottavo giro. Scusate se si sente molto rumore di fondo, ma è veramente troppo caldo. Ho dovuto accendere un ventilatorino in più qui davanti perché altrimenti non si riesce a lavorare. Spero che non sia troppo disturbato l'audio. Allora, il nono giro comincia con una maglia bassa, un aumento, quattro maglie basse, 1, 2, 3, 4, un aumento, 3 maglie basse, 1, 2, 3, un aumento, 4 maglie basse, 1, 2,
3, 4, un aumento, quattro maglie basse, 1, 2, 3 e 4. A questo punto abbiamo 24 maglie. I prossimi due giri lavoriamo le 24 maglie basse così come si presentano. 1, 2, 3. Ci ritroviamo alla fine dell'undicesimo giro. Eccomi alla fine dell'undicesimo giro. Il dodicesimo giro comincia con una maglia bassa. Il modulo composto da un aumento e 3 maglie basse ripetuto per 5 volte. Poi facciamo un altro aumento. 1, 2 e 2 maglie basse. 1 e 2. Dal tredicesimo al quattordicesimo giro, quindi per i prossimi due giri, lavoriamo 30 maglie basse. Ci troviamo alla fine del quattordicesimo giro. Il quindicesimo giro comincia con 3 maglie basse, 1, 2, 3, un aumento, 7 maglie basse, 1, 7, un aumento, 1, 2, 6 maglie basse, 1, 6, un aumento, 2, 7 maglie basse, 1, 6, 7, un aumento, 3 maglie basse, 1, 2, 3. A questo punto abbiamo 34 maglie nel giro. I prossimi due giri sono 34 maglie basse. Ci ritroviamo alla fine del diciassettesimo giro. Il diciottesimo giro comincia con un aumento, 11 maglie basse, un aumento, 9 maglie basse, un aumento e 11 maglie basse. Alla fine avremo 37 maglie. I prossimi due giri lavoriamo le 37 maglie così come si presentano, 37 maglie basse. Ci ritroviamo alla fine del ventesimo giro. Il ventunesimo giro comincia con una maglia bassa, poi un aumento, 13 maglie basse, un aumento, 8 maglie basse, un aumento e 12 maglie basse. Alla fine del giro avremo 40 maglie. Il ventiduesimo giro è composto da 40 maglie basse. Il ventitreesimo giro comincia con 2 maglie basse, 1, 2, poi il modulo composto da un aumento e 9 maglie basse ripetuto per 3 volte, di nuovo un aumento e 7 maglie basse. Alla fine del giro avremo 44 maglie. I prossimi tre giri sono composti da 44 maglie basse. Ci ritroviamo alla fine del ventiseiesimo giro. Il ventisettesimo giro comincia con 8 maglie basse, poi il modulo composto da un aumento e 10 maglie basse ripetuto 3 volte, di nuovo un aumento e 2 maglie basse. Alla fine del giro avremo 48 maglie. Per i prossimi 5 giri lavoriamo 48 maglie basse. Ci ritroviamo alla fine del trentaduesimo giro. Il trentatreesimo giro è composto dal modulo di 6 maglie basse, 5, 6, una diminuzione,
per fare la diminuzione faccio così, prendo l'asola davanti della prima maglia, l'asola davanti della seconda maglia, chiudo queste due asole e faccio la mia maglia bassa. Questa è la prima diminuzione e devo ripetere questo modulo, 6 maglie basse e una diminuzione, per 6 volte. 2 3 4 5 6, ripetiamo la diminuzione, prendo l'asola anteriore, la seconda asola della seconda maglia, eccola qua, e chiudo. Questa era la seconda, 3, devo farlo in tutto 6 volte, alla fine del giro avrò 42 maglie. Il 34° giro comincia con 2 maglie basse, 1, 2, poi il modulo composto da una diminuzione e 5 maglie basse, ripetuto per 5 volte. 1, poi una nuova diminuzione e 3 maglie basse, alla fine del giro avremo 36 maglie. Il 35° giro è composto dal modulo di una diminuzione e 4 maglie basse, ripetuto per 6 volte. Una diminuzione e 4 maglie basse, alla fine del giro avremo 30 maglie. Il 36° giro comincia con 2 maglie basse, 1, 2, poi il modulo composto da una diminuzione e 3 maglie basse, ripetuto 5 volte, poi di nuovo una diminuzione e una maglia bassa, alla fine del giro avremo 24 maglie. Il 37° e ultimo giro comincia con una diminuzione due maglie basse e ripeto questo modulo per 3 volte, poi di nuovo una diminuzione, una maglia bassa e su questa maglia bassa metto un marcapunti, un'altra maglia bassa, una diminuzione, due maglie basse, 1, 2, una diminuzione e due maglie bassissime, 1 e 2, e poi taglio il filo lungo per poter cucire le ali. Ecco qua. Ecco qua. L'ala della cicogna è bordata di nero e quindi il marcapunti l'abbiamo messo perché da qui ci attacchiamo per fare la bordatura nera sul lato inferiore. Ecco qui, allora adesso, aspetta, tolgo questo che non serve più. Agganciamo qui dove c'è il marcapunti. Così, e prendo il filo nero. Ok, questo lo nascondo man mano che lavoro. Faccio una catenella. Poi adesso, lavorando lungo i vari giri, faccio 35 maglie basse. Uno. Proprio puntiamo
nel giro, fra un giro e l'altro. Tre. Ecco le 35 maglie basse. Non preoccupatevi per queste smerlature che si vedono perché, essendo la fine dell'ala, non è che sia molto importante che sia proprio tutto quanto completamente dritto, ecco. Anzi, cioè è più realistico così. Allora, poi dobbiamo fare un aumento formato da una maglia bassa, una mezza maglia alta, sempre nello stesso punto. Purtroppo col nero non si vede mai bene, ma e una maglia alta, sempre lì. Poi entro nel cerchio magico in questa maniera, proprio nel centro del cerchio entro, esco così. E faccio due maglie alte dentro il cerchio magico, chiuse, cioè le faccio aperte e le chiudo insieme. Quindi in pratica comincio la prima maglia alta, comincio la seconda maglia alta, ho tre maglie sull'uncinetto e le chiudo insieme in questa maniera. Per il secondo giro, volto il lavoro, entro nella ma senza fare ma nessuna catenella, entro nell'ultima maglia, le due maglie chiuse insieme che abbiamo appena fatto, estraggo il filo, faccio una maglia bassa, poi entro in mezzo alla maglia bassa, qui non si vede un granché bene, però qui proprio nel mezzo, estraggo il filo e faccio un'altra maglia bassa, e questa per me è una maglia alta. Se preferite potete fare anche soltanto le due catenelle, io preferisco fare in questa maniera qua perché rimane più compatta. E poi metto il marcapunti perché mi servirà alla fine. Okay. Nella maglia seguente, quindi sulla maglia alta del giro precedente, questa, la maglia alta di quel aumento formato da maglia bassa, mezza maglia alta e maglia alta. Nella maglia alta facciamo un aumento di una maglia alta e una mezza maglia alta. Poi faccio 28 maglie basse. 1, 2, 27 e 28, 3 maglie bassissime, 1, 2, 3, poi giro il lavoro, salto la prima maglia bassissima e faccio 2 maglie bassissime lavorando però sul primo giro, quindi salto questa e entro sul primo giro e faccio una maglia bassissima e un'altra maglia bassissima. Quindi abbiamo lavorato praticamente due maglie bassissime sopra le maglie bassissime del giro precedente, ma puntando l'uncinetto dove avevamo puntato per fare quelle del giro precedente, quindi sul primo giro. Adesso invece torniamo a lavorare sul secondo giro normalmente e sulla prima maglia bassa che ci troviamo, qui purtroppo non si vede bene perché è nero, facciamo una maglia bassissima. Una maglia bassissima, due e tre maglie bassissime. Così vedete che viene proprio senza tanti scalini. 5 maglie basse, 1, 2, 3, 4, 5, 5 mezze maglie alte, 1, 2, 3,
4, 5, 2 maglie alte, 1, 2. Un aumento formato da una maglia alta allungata che è così, carico il filo, entro nella maglia, estraggo, lavoro solo su una delle asole, rimango ancora con 3 fili sull'uncinetto, poi ne chiudo due e chiudo. E nello stesso punto una maglia alta doppia, quindi faccio 2 gettate, entro nella stessa maglia, chiudo due. Chiudo 2 e chiudo 2. Poi faccio 3 catenelle, 1, 2, 3. Rientro nello stesso punto in cui abbiamo fatto l'aumento qui e faccio una maglia bassissima. In questa maniera. Poi una maglia bassissima nella maglia successiva. Una maglia bassa, una mezza maglia alta, una maglia alta, un aumento di una maglia alta allungata, quindi di nuovo chiudo 1, chiudo 2 e una maglia alta doppia nello stesso punto. 2, 2, 2, 3 catenelle, 1, 2, 3, una maglia bassissima nello stesso punto dove abbiamo fatto l'aumento. E questo modulo finale, quindi questo di una maglia bassissima, una maglia bassa, una mezza maglia alta, una maglia alta e l'aumento di una maglia alta allungata più una maglia alta doppia, 3 catenelle, una maglia bassissima nello stesso punto, lo ripeto altre 2 volte. Quindi una maglia bassissima, una maglia bassa, una mezza maglia alta, una maglia alta. L'aumento di una maglia alta allungata più una maglia alta doppia, una maglia bassissima sempre dove abbiamo fatto l'aumento, una maglia bassissima, una maglia bassa, una mezza maglia alta, una maglia alta, l'aumento dove c'è il marcapunti. L'aumento di una maglia alta allungata più una maglia alta doppia, 3 catenelle, 1, 2, 3 e una maglia bassissima nello stesso punto dell'aumento e taglio il filo. Adesso con l'ago entro qua sotto ritorno qua.
e nascondo il filo. Ecco qui, l'ala è fatta, ne devo fare un'altra, l'ho già fatta, e così anche le ali sono pronte. Adesso facciamo il becco. Per fare il becco ho deciso di utilizzare questo color corallo perché è il più simile al colore del becco della cicogna, perché ho pensato anche di utilizzare un arancione, ma no, secondo me non era giusto. Dalla fotografia, diciamo, di riferimento che ho io, da cui ho tolto praticamente, mi sono ispirata, diciamo, per fare questa cicogna. E ho visto che il colore più simile è questo, quindi vado con questo. Poi chiaramente voi decidete il colore che preferite. Per fare il becco comincio con il cerchio magico e 4 maglie basse. Pezzettino di filo in contrasto per fare il segnapunti. Entro nella prima e faccio un aumento. All'inizio il lavoro è abbastanza stretto, quindi un po' antipatico, però un aumento e una maglia bassa, sì. Un aumento di nuovo. E una maglia bassa. Adesso ho rivolto il lavoro. Ok. Il prossimo giro sono 6 maglie basse lavorate così normalmente. Uno. Due. Tre. Cinque. E sei. Il quarto giro comincia con 2 maglie basse, 1, 2, un aumento, due maglie basse. E un aumento. Adesso la codina del coso lo mettiamo dentro così mi dà meno fastidio. Poi, il quinto giro sono 8 maglie basse lavorate così come vengono. 1, 2, 7 e 8.
Il sesto giro comincia con una maglia bassa, un aumento, tre maglie basse, uno, due, tre, un aumento, due maglie basse, per un totale di 10 maglie. I prossimi tre giri facciamo 10 maglie basse. Ci ritroviamo alla fine del nono giro. Il decimo giro comincia con un aumento, nove maglie basse, e alla fine avremo 11 maglie. Dall'undicesimo al tredicesimo giro, quindi per i prossimi tre giri, lavoriamo 11 maglie basse. Ci troviamo alla fine del tredicesimo giro. Il quattordicesimo giro comincia con una maglia bassa, un aumento e 9 maglie basse. Alla fine avremo 12 maglie. I prossimi due giri lavoriamo 12 maglie basse, quindi ci ritroviamo alla fine del sedicesimo giro. Il diciassettesimo giro comincia con una maglia bassa, un aumento, 10 maglie basse. Alla fine del giro avremo 13 maglie. I prossimi due giri sono 13 maglie basse per ogni giro. Ci ritroviamo alla fine del diciannovesimo giro. Il ventesimo giro comincia con due maglie basse, una, due, un aumento e 10 maglie basse. Alla fine avremo 14 maglie. I prossimi due giri sono 14 maglie basse. Ci ritroviamo alla fine del ventiduesimo giro. Il ventitreesimo giro comincia con 3 maglie basse, una, due, tre, un aumento e 10 maglie basse. Alla fine avremo 15 maglie. I prossimi due giri sono 15 maglie basse per giro. Ci ritroviamo alla fine del venticinquesimo giro. Il ventiseiesimo giro è composto da 3 maglie basse, 1, 2, 3, un aumento e 11 maglie basse. Alla fine del giro avremo 16 maglie. I prossimi due giri sono 16 maglie basse per giro. Ci ritroviamo alla fine del ventottesimo giro. Il ventinovesimo giro comincia con 4 maglie basse, poi un aumento e 11 maglie basse. Alla fine ne avremo 17. I prossimi due giri sono composti di 17 maglie basse. Ci ritroviamo alla fine del trentunesimo giro. Il trentaduesimo giro comincia con 4 maglie basse, poi c'è un aumento e 12 maglie basse. Alla fine ci saranno 18 maglie. I prossimi due giri sono 18 maglie basse per ogni giro. Ci ritroviamo alla fine del trentaquattresimo. Il trentacinquesimo giro comincia con una maglia bassa, una mezza maglia alta,
un aumento di maglie alte. Quindi due maglie alte nello stesso punto, una maglia alta, una mezza maglia alta, due maglie basse, due, una mezza maglia alta, una maglia alta, un aumento di maglie alte, una, due, una mezza maglia alta, una maglia bassa e due maglie bassissime. E poi taglio lungo per cucire. E questo è il becco. Adesso facciamo le zampe. Per le zampe utilizzo questo color ocra. Allora, 10 catenelle, la prima non la chiudo, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Poi una catenella in più per girare, una maglia bassa, in tutto devo fare 9 maglie basse, 1, 2, 3, 9, nella prima maglia, nella prima catenella che ho fatto, faccio un aumento di 3 maglie basse, quindi 3 maglie basse nella stessa maglia, 2, 3, e a questo punto posso stringere la catenella, ok, poi 8 maglie basse, intanto raccolgo anche questo filo qua, allora entro qui nella prima, 1, 2, 7, 8, 1 aumento nell'ultima, 1, marca punti, poi nel secondo giro 22 maglie basse, 1, 2 e 22. Il terzo giro comincia con 2 maglie basse, 1, 2, una diminuzione, 3 maglie basse, 1, 2, 3, una diminuzione, 4 maglie basse, 1, 2, 3, 4,
una diminuzione tre maglie basse, una, due, tre, una diminuzione, e due maglie basse, una, e due. A questo punto ho 18 maglie. Il quarto giro comincia con due maglie basse, una diminuzione, una maglia bassa, una diminuzione, quattro maglie basse, uno, due, tre, quattro, una diminuzione, una maglia bassa, una diminuzione, e due maglie basse, una, due. E a questo punto ho 14 maglie. Il quinto giro comincia con una maglia bassa e una diminuzione, di nuovo una maglia bassa e una diminuzione, adesso si lavora un po' peggio perché comincia a stringersi un po' il lavoro, una maglia bassa e poi ripeto quello che ho appena fatto, quindi una maglia bassa, una diminuzione, una maglia bassa, una diminuzione, e una maglia bassa. E a questo punto ho 10 maglie. Il prossimo giro sono 10 maglie basse. 1, 9, 10. Il settimo giro comincia con 2 maglie basse. 1. Una diminuzione,
3 maglie basse, 1, 2, 3, 1 diminuzione, 1 maglia bassa. E così abbiamo 8 maglie. I prossimi 14 giri lavoriamo 8 maglie basse per ogni giro. Ci ritroviamo alla fine del 21esimo. Eccomi alla fine del 21esimo giro, il 22esimo e ultimo giro. Sono 6 maglie basse, 1, 6 e 2 maglie bassissime. 1 e 2. Taglio il filo lungo per poterlo cucire. Anche delle zampette ne faccio due.